Benvenuti su Yukari, il canale dedicato interamente al mondo dei puzzle. In questo video vi presenterò il primo campionato stagionale, che inizierà il 15 ottobre 2022 e finirà il 30 novembre 2023. La differenza tra il campionato dei puzzle, quello già esistente, che da ora sarà ribattezzato campionato di puzzle di velocità, dove i vari tornei si basano sulla velocità in cui si realizza un determinato puzzle, il campionato stagionale si basa sul numero maggiore di puzzle realizzati durante un determinato periodo. Su per giù 365 giorni. Entrambi i campionati vengono gestiti sul gruppo Facebook e sul gruppo Telegram Puzzle Italia by Yukari. I risultati e le classifiche invece vengono pubblicati sul sito yukari.it. Per partecipare al campionato stagionale bisogna iscriversi ad uno dei due gruppi e scrivere un post dove si vuole partecipare al campionato. Vi lascio il link in descrizione sia del gruppo Facebook che del gruppo Telegram. Come funziona il campionato stagionale? Tutti i puzzle acquistati sul sito addevestore.it durante il periodo che va dal 15 ottobre 2022 al 30 novembre 2023 si possono registrare per partecipare al campionato. Ad ogni puzzle registrato, che completerete entro il 30 novembre 2023, sarà attribuito un punteggio. Con un puzzle a 3.000 pezzi otterrete 30 punti, con un puzzle a 2.000 20 punti, con uno da 1.000 10 punti. In poche parole, per calcolare il punteggio bisogna fare il numero dei pezzi diviso 100. Con un puzzle a 750 pezzi, in base a questo calcolo, si dovrebbe avere un punteggio uguale a 7,5. Quando c'è un punteggio con la virgola, allora andremo ad arrotondare all'intero più grande. Quindi, con un puzzle completato a 750 pezzi, si avranno 8 punti. Per il conteggio dei punti valgono anche i puzzle realizzati per il campionato di puzzle di velocità. Si potrà aderire al campionato stagionale in qualsiasi momento. I puzzle registrati saranno aggiunti al vostro profilo dopo che avrete espresso la volontà di partecipare. I primi tre classificati riceveranno direttamente a casa un trofeo offerto da yukari.it. Le regole sono molto semplici, ma vi lascio il link in descrizione del regolamento completo, pubblicato sul sito yukari.it. Spero che questa nuova modalità vi piaccia, ci vediamo sui gruppi.